Deve dare 3.000 euro. Io gli ho fatto questa grande cortesia. Ora donna e poi a questo non lo trovo più. Non è che i piccioli mi va a mangiare io. Io i piccioli non mi va a mangiare. Oh Marco! Oh, mi va a giocare ca... Benvenuti in una nuova puntata di Pagami S***o. Siamo qui a Bolognetta, un paese in provincia di Palermo. Sempre con Vincenzo. E Marco, quest'oggi siamo con il nostro amico Roberto. Roberto, raccontaci la tua storia. La storia è che io ho problemi con un amico mio, Giacomo, che da un anno a venire qua mi deve dare 3.000 euro. Io l'ho prestato per l'apparecchio dei denti per sua figlia, gli ho fatto questa grande cortesia. Okay. Ora da un anno a venire qua io a questo non lo trovo più. L'ho cercato ovunque. Quindi hai provato a metterti in contatto con lui, ma lui non risponde. Non risponde. Sia al telefono che su WhatsApp, su Facebook. Alla moglie, internet, Facebook, ovunque. Niente. Ora io ho chiamato a voi. Cortesemente vado a fare dei piccioli, sì. Perché non è che mi chiamavi in auto la boate io. Okay, perciò okay. Se no scegliere io, mi sceglierei Cerreale. No. Non vorrete questo da me, giusto? Roberto, noi siamo qui per questo. Tu sai dove sta? Sì, ho saputo dove abito, a Bolognetta. Quindi ha cambiato casa? Ha cambiato casa. Ok. Allora Roberto, tu adesso ti fermi qua, noi andiamo a trovare lo st***o, dopodiché ti chiameremo per avere un confronto con lui, va bene? Ma nel frattempo vi ricordo di mettere like alla nostra pagina e di condividere i nostri video. Vincenzo, andiamo. Oh, Vince, ci ha detto l'ultima. Allora, dovrebbe essere quella lì, sì, perché sì. C'ha le tende. Vai, vai, vai. Vediamo un po'. Chi è? Salve, sono Vincenzo e sono con Marco, sono due agenti di recupero crediti. E chi cercate? Giacomo? Sei Giacomo, no? Giacomo. Ok, Giacomo, ti vogliamo parlare 2 minuti. Avremo bisogno di parlare con lei, si può? Salve. Salve. Io sono Vincenzo, lui è Marco. Ciao, siamo da agenti di recupero crediti. Siamo qui perché ti dovremmo parlare di Roberto. Ok, Roberto. Raga, non voglio sapere niente. Ma dovete andare? Fatemi la cortesia. Scusami, no, scusami, no, vogliamo solamente gli scusi. Io ho capito questa cosa. Ma ne dovete andare? Ok. Allontanate, ma voi sapete le camere. Andate. Scusami, via. Un secondo. Ok, facciamo così. Ne dovete andare! Scusa! Scusa, vogliamo parlare solamente 2 minuti. Io però ho problemi, non me ne dovete andare. Noi vogliamo parlare soltanto del problema, per favore. Mi dispiace, non c'è modo. Scusami, Giacomo. Ma voi scusate, ma siete telecamere? No, allora, scusami, le telecamere. Scusate. Allora, aspetta. Non c'è bisogno di mettere le mani sopra, noi stiamo parlando. Aspetta, no, lascialo stare, lascialo stare. Allora. Ma perché? Allora, ma poi non c'è motivo, scusami, se tu ci fai parlare. Vieni qua. Ascolta un attimo. Fallo parlare un secondo. Fallo parlare un secondo. Spegnete la telecamera. Non c'è bisogno. Spegnete la telecamera. Spegnete la telecamera e parliamo. Allora, le telecamere sono per garantire quello che noi stiamo dicendo con te. E quindi in ogni caso, in un'eventuale situazione, le usiamo. Noi ti lasciamo stare. Allora, posso? Posso un secondo? Posso, Marco? Un secondo. Allora, noi siamo qui per cercare di capire qual è la vera verità. Ascolta. Non c'è bisogno di fare così. Tu hai le tue ragioni. Questa ascolta. È la mia privacy. Ok. Questa è la mia privacy. Infatti okay. Siamo fuori casa. Ascolta. Ascolta. Se tu ti agiti, noi ci agitiamo e non arriviamo mai alla conclusione, giusto? Ok. Noi vogliamo capire realmente ragazzi, dove sto sta... Sto venendo da un colloquio di lavoro che mi ha distrutto, mi ha lasciato per l'ennesima volta in mezzo alla strada. E questo non è il momento. Okay, non è il momento perfetto. Più adatto per poter parlare. Non sono nelle condizioni. Se tu sei... Non sono sereno, va bene? Ascoltami, Giacomo. Se prima non dialoghi con noi, riusciamo a trovare noi una soluzione. Lui è costretto ad andare da un avvocato e stai sicuro che comunque ci sono altre spese. Quindi io ti prego, aspetta, ascoltami. Ascoltami un secondo. Io capisco che è stata una giornata pesante, il colloquio e tutto quanto. Tu capisci che comunque siamo fuori e c'è gente. Io capisco anche il tuo stato d'animo, però non possiamo... Hai la possibilità di farci entrare e dialogare in maniera tranquilla e serena? Allora, se io ti faccio entrare... Ti faccio entrare, tu mi devi promettere che ti chiudi gli occhi. Chiuditi gli occhi, ti faccio vedere dove vivo. Ecco, accomodati. Ti faccio vedere dove vivo. Accomodati. Beh, hai un posto dove vivere, hai un letto. Sì, ho solo un tetto. Un tetto. E ti sembra niente lo stato attuale? Ascoltami. Vogliamo risolvere questo problema oppure no? Io capisco che hai tante difficoltà, ma aggiungerne un altro è più complicato. E come io possiamo fare? Aspetta. Ditemi voi. Un secondo solo. Allora, lui ci ha spiegato tutto quello che è successo, che comunque... Raga, sto venendo... Non ti preoccupare, ascoltami, non ti preoccupare... C'ho una casa disastrata. Ascoltami. E tu che ci fai?
dovuto. Ha un anno che dice ho dovuto rispondere a loro. Allora. Per arrivare a te. Ascolta. Adesso glielo spieghiamo. Calmati. Allora, fatelo ragionare. Scusami, Giacomo, ora glielo spieghiamo. Ma deve ragionare lui. Ma sei tu in difetto ancora? Calma. Sì, ma lui mi ha dato a me la possibilità. Lui mi ha dato a me, mi ha detto stai tranquillo, Giacomo. E lui da quanto, tempo è che aspetta? Un po' di anni, io qualche cosa gliel'ho data, lo sa come sono combinato. Ma lui lo sa. Lo sa come sono combinato. Allora lo sai meglio di prima. Scusa, pa. Ora che sei venuto a casa mia. Ora lo sai meglio di prima in che condizione. Ora ragioniamo. Però lui sta ragionando, giusto? Sta parlando con calma. Lui sta parlando con calma. Io ti ho promesso una cosa, ma devi stare calmo. Allora, Roberto, parla tranquillamente. Allora, io il discorso è, io ho più di un anno che ti cerco. Ho chiamato tua moglie e non mi risponde. Mia moglie? Via internet. Ma come ti sei permesso? Fermo! Ma chi fa? Allora, Giacomo, come ti permetti? Lascia cosa, ci penso io, stai qua. Marco! C'è, piccio, Giacomo, mia moglie, avvocato! Entra, già. Ma vado a trovare qualcosa, non sai niente. Allora, io ti ho sempre rispettato e ho cercato di fare di tutto. Mi cavolate tante perché ho vergogna. Fallo sedere qui, per favore. Adesso voi due dialogate. Tranquilli. Tu hai i tuoi problemi e c'ho i miei. Però io ti voglio venire all'incontro in una cosa. Vuoi lavorare? Lui ha capito. Tu lo sai che sto cercando lavoro. Lo sai che è la situazione in cui siamo. Vuoi lavorare, sì o no? Rispondi a me. Certo che voglio lavorare. Faccio l'agente di commercio. E questa cavolo di pandemia, la gente si fa i viaggi da solo. Si fa i viaggi da solo, se li fa in internet. Non viene più in agenzia. Mi senti? Ascolta. Io ora parlo con il mio capocantiere. Ti faccio lavorare con me. Ma tu fai il muratore? Tu faccio proprio il muratore, però tu, perché qual è il problema? Ma io sono in grado di fare il muratore. Non bisogno c'è. Uno fa ciò che è, come feci io. Io capivo tutto il problema e ti voglio aiutare. A te fare che tu che succede.
siete a tenere i soldi, al di fuori di questo. Vado piano, mi va pagando altro. Quanti sono questi soldi qui? 2.400. 2.400. Perché già 600 euro glielo do. Perfetto, va bene. 2.400. Abbiamo... Penso che si sta comportando da amico fino all'ultimo. Facciamo una quota di 200 euro al mese. Sì, 200 euro. No, dobbiamo levarci qualche... Vabbè, perché non ce la faccio. Bene così. Perché io vivo fuori Palermo. Ma tu non sai quanto guadagni. E devo fare sale e scende dalle... Quanto sai quanto guadagni e da? Io, se tu mi fai trovare il lavoro... Mi sta facendo trovare il lavoro. 500 euro la settimana io ti faccio trovare. Ok, se ci sono queste basi sì. Sì, se ci sono queste basi sì. E io ti prometto che io mi impegno a fare questo lavoro. Allora possiamo stringerci la mano? Va bene così? Io non sono stato suo nemico. Non sono sei stato... stato condizionato. Ok, ma pure se sì, sei in difficoltà. Ma le condizioni l'ho avuto pure io, già. Va bene. Ma tu non sei niente. Va bene, basta. No, va bene così. E allora ragazzi, siamo venuti a capo della situazione. Giacomo, tu comincerai a lavorare come muratore e tu, Roberto, piano piano riaprirai i tuoi soldi. Certo. Ragazzi, vi ricordiamo che se non avete i soldi per restituire un debito, non vi allontanate, non sparite, non c'è bisogno, anche perché tra amici si riesce sempre a risolvere tutto. Quindi la cosa importante è sempre onestà. E adesso vi ricordo di mettere like alla nostra pagina, ma soprattutto di condividere i nostri video, sempre da Vincenzo e Matteo.